Ascotrade, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi. Sì, allarme rosso in Europa per il califfato, per i miliziani dell'Islam, la cosiddetta ISIS che minacciano l'Occidente. Hanno ovviamente fatto minacce molto serie, hanno decapitato persone, un francese, un inglese, un americano, insomma è una macelleria che non vorremmo mai vedere, che ovviamente evitiamo di mostrare, contrariamente a quanto fanno altri, proprio per non fare anche pubblicità per questi criminali che in nome di motivazioni religiose vogliono devastare i nostri paesi, conquistare Roma e distruggere tutto. Insomma, questo è l'obiettivo di questi pazzi scatenati. Quindi l'Europa sta reagendo, poche ore fa anche il primo ministro inglese David Cameron ha dato il via libero agli attacchi aerei dell'Inghilterra in Iraq, dove ci sono molte cellule di questo esercito di miliziani islamici, e quindi la tensione sta salendo in maniera vertiginosa. Io direi prima di presentarvi gli ospiti, vediamo proprio l'annuncio che ha fatto poche ore fa David Cameron a Westminster. This is not a threat on the far side of the world. Left unchecked, we will face a terrorist caliphate to attack our country and our people. This is not the stuff of fantasy. It is happening in front of us and we need to face up to it. How much stronger will they be before we decide we need to take action as well? We give way to the Honourable Gentleman. This is going to be a mission that will take not just months but years. But I believe we have to be prepared for that commitment. Insomma, quindi un annuncio estremamente grave. Vediamo, ne parliamo, partiamo da qui ovviamente, poi parleremo di immigrazione, di economia, di lavoro, come sempre a Focus, aspettando i vostri interventi, le vostre opinioni. Siamo qui per voi, proprio una tribuna aperta dove tutti possono intervenire. Allora vi presento gli ospiti di questa sera: Gianluca Pietrosante di Forza Nuova, buonasera a tutti. Pietrosante, il sindaco di Cadoneghe Mirko Gostaldon, buonasera. Buonasera, ex sindaco, chiedo scusa, perché ci sono state le amministrative con tutti i cambiamenti e tutti i risultati che abbiamo dato per molti giorni. Sta arrivando Andrea Causin, parlamentare di Costituente Popolare, prima era un deputato di Scelta Civica, poi ha cambiato partito. Saluto e ringrazio il segretario regionale del Partito Democratico, Roger De Menec. Buonasera, segretario, buonasera, e buonasera anche al segretario provinciale della Lega Nord, Gerry Boratto, neo segretario proprio. Buonasera a tutti. Eletto. Renato Boraso, candidato sindaco di Venezia, buonasera Boraso. Buonasera. E Roberto Serra, metalmeccanico, buonasera. Buonasera Serra, a tutti. Buonasera. Già molte altre volte intervenuto a Focus, e quindi sentiremo anche la voce delle imprese e dei lavoratori. Allora, questa sera
prevediamo tantissimi sms, come ieri sera abbiamo avuto grandi ascolti per la trasmissione dei veneti schiacciati dalla crisi, hanno colpito molto le storie delle mamme di una ragazza e un bambino che sono stati uccisi da auto pirata e quindi insomma sono state storie toccanti e anche i racconti dei disoccupati che si avvicendano in questo studio. Allora, io chiederei subito a De Menek se l'Italia a rischio abbiamo messo nel titolo con un punto interrogativo, perché c'è chi dice ma insomma non esageriamo con questi allarmi, ci sono gli obiettivi sensibili, si alza la guardia, però insomma il Presidente Zaia per esempio ha più volte detto che è una minaccia reale. Io credo che il tema non è tanto se l'Italia è più o meno a rischio, quanto se vogliamo affrontare in maniera seria questo disastro da un punto di vista culturale, perché questa è una degenerazione rispetto a un pezzo del mondo che è assolutamente inaccettabile, e credo che l'Europa, insieme agli Stati Uniti, insomma i paesi occidentali, abbiano il compito e il dovere primario di preservare la democrazia, la libertà e soprattutto un senso di vivere civile che in queste situazioni manca. Quindi la condanna ferma e il fatto che l'Italia deve stare dentro questo contesto, come lo ha più volte detto il nostro Premier Renzi, anche nel recente ancora in corso viaggio negli Stati Uniti. L'Italia non può sottrarsi, ha un ruolo strategico all'interno del Mediterraneo rispetto alla tenuta dell'Europa intera, e credo che le parole del Premier inglese siano significative del grado di tensione che oggi vive il mondo, però, non solo l'Italia. Detto questo contesto, l'Italia ci deve stare, ripeto, ci deve stare perché, ripeto, è un compito preciso, è un compito che non è delegabile, è uno dei compiti primari, ripeto, per quello che deve essere lo spirito anche di affrontare i problemi a livello europeo. Qui io credo poi che dobbiamo fare veramente un'alleanza dei paesi democratici, la chiamo così, che va anche al di fuori ovviamente dei confini dell'Europa, perché la situazione è talmente esplosiva in tutti quei paesi lì e non è circoscritta e è difficilmente controllabile. Questo è il dramma vero di queste situazioni, e quindi dobbiamo avere una posizione molto ferma, come credo che il nostro paese assumerà. Questa è l'unica posizione politica che ci può permettere anche di mettere in salvaguardia i rischi che ci sono in tutto il mondo, perché è chiaro che queste sono schegge impazzite, questa è la verità, di un sistema che dimostra tutti i propri limiti e che, ripeto, non siamo nemmeno culturalmente abituati ad affrontare. Questo è un altro tema importante, perché non sta dentro il nostro DNA, perché quelle scene che giustamente voi non fate vedere sono scene talmente al limite dell'umanità che sono anche difficilmente affrontabili da un punto di vista culturale, come dicevo. Quindi io credo che questa sia l'unica posizione possibile, ma non ho dubbi che anche su queste situazioni di difficoltà si vede la vera utilità dell'Europa, lo dico, no? Ne parliamo spesso, no? A cosa serve, a cosa non serve l'Europa? Ecco, questa è una di quelle situazioni di difficoltà in cui deve emergere lo spirito dei paesi occidentali, di quei paesi democratici che possono essere divisi anche al nostro interno, no? Sia in Italia che in Europa, rispetto alle politiche sullo sviluppo, su tutto quello che diremo poi, no? Ci possono essere visioni del futuro diverse. Su questo non credo che ci possano essere distinzioni e dobbiamo avere tutti una posizione molto ferma. Rispondo a questo sms, le nostre offerte, cioè quelle del fondo dei veneti schiacciati dalla crisi, che arrivano dai contributi dei nostri telespettatori, vanno a tutte le famiglie bisognose, a prescindere di chi si tratti. Sono venete, sono a volte meridionali, per ora non mi è sembrato di aver visto offerte e contributi alle famiglie degli immigrati, ma non distinguiamo, insomma noi valutiamo il bisogno, e il bisogno molto spesso è più evidente proprio nelle famiglie del Veneto, nelle famiglie come neanche nelle imprese, e a tutte le famiglie bisognose ovviamente vanno i vostri sostegni, perché sono soldi che arrivano dalle tasche dei telespettatori di Rete Veneta. PDL e PD meno L sono al governo assieme e si accusano a vicenda, poi se Berlu cade il PD lo rialza, la realtà supera la fantasia, e Renzi tra le tante accuse che gli vengono mosse c'è quella anche appunto di fare quelle cose che Berlusconi non era riuscito a fare, che lui sta riuscendo a fare, come
la battaglia sull'articolo 18 altre iniziative del Presidente del Consiglio e del suo governo. Allora, Geri Boratto, sindaco di San Martino di Lupari, ma da pochissimo segretario provinciale di Padova, dopo una battaglia dura, diciamo subito che insomma la si è seguita, perché Boratto era diciamo nell'ala di Tosi, e mentre Giuseppe Pane, il suo avversario, era nell'ala di Zaia, quindi quando ci sono queste fazioni lo scontro si arrovetta. Del sindaco Bitonci, e quindi diciamo quando ci sono queste fazioni c'è ovviamente una conflittualità maggiore. Allora, io dico solo due parole, sì. Comunque è stato un bel congresso, è stata una sfida leale. Giuseppe Pani, insomma, il sindaco di Cittadella, ci conosciamo da tanto tempo e alla fine ci siamo lasciati come ci eravamo trovati prima. Noi collaboravamo già assieme per molte iniziative e credo che andremo avanti così, proprio nello spirito di ricreare un'unità e una forza propulsiva maggiore, non solo in provincia di Padova ma anche nel Veneto. Detto questo, sull'immigrazione sento predicare bene e vedo razzolare male. Allora, che siano da condannare tutte le teocrazie, siamo d'accordo. Le teocrazie hanno creato danni da sempre, e non voglio aprire una pagina dolorosa, ma anche quando la Chiesa era stato temporale, insomma la Santa Inquisizione è storia, ha creato i suoi problemi ed è chiaro che adesso queste persone che sono completamente fuori controllo le possono creare anche a noi. Però bisogna ricordare che il grande problema che abbiamo noi, e noi siamo la parte debole dell'Europa, è legata all'immigrazione fuori controllo. L'operazione Mare Nostrum ha aggravato moltissimo. Ma il fenomeno non solo non è controllato, perché non sappiamo chi arriva, non sappiamo neanche da dove arriva, le generalità si sanno e non si sanno. Questo è un problema che noi rischiamo di importarli direttamente i jihadisti, senza nessun tipo di controllo. E oltre a questo, guardate che il rischio che spesso è sottovalutato è il rischio igienico-sanitario. Noi abbiamo patologie che hanno 20-25 giorni di incubazione, quindi potrebbero essere anche, nell'ipotesi in cui venissero visitati e controllati, sani alla frontiera e manifestare certe patologie sul territorio italiano. Quello che si dice su Ebola lo vedete tutti, insomma non è solo quella. Io mi ricordo di casi qualche anno fa di TBC ossea, che è incurabile, e molte altre malattie. Quindi il governo Renzi ha una grossissima responsabilità con l'operazione Mare Nostrum sull'aprire una porta preferenziale a questo tipo di problemi. Perché è vero che la lotta va fatta senza se e senza ma, e l'Europa ci dovrebbe dare una mano, ma l'Europa sta dando una mano all'America per fare la lotta contro l'ISIS, e quando deve dare una mano all'Italia per difendere le nostre frontiere, nicchia e ci lascia là a difenderci da soli. Oltretutto, se poi, come succede adesso, andiamo a prenderli, è chiaro che oltre al danno c'è la beffa. E non dobbiamo dimenticarci poi che questa operazione Mare Nostrum ha creato una quantità di morti, perché sono esseri umani. Ormai abbiamo passato le migliaia, migliaia, migliaia di unità, quindi io vedo veramente questo un punto debole, non solo per la gestione dell'immigrazione che è scellerata con questa operazione, ma anche per il controllo del territorio, perché guardate che qualsiasi operazione che preveda un attacco diretto, indiretto, piccolo o grande che sia all'Italia o ai nostri territori, viene contrastato se c'è la conoscenza del territorio e la conoscenza delle persone che ci sono sul nostro territorio. Noi oggi questo non ce l'abbiamo, c'è poco da fare, non ce l'abbiamo, ce l'avevamo prima in una certa quantità, adesso l'abbiamo perso completamente, e questa è una falla che purtroppo non è chiudibile, c'è poco da fare, questo è il grande problema. Siamo in pericolo? Secondo me sì, perché abbiamo tutta una serie di persone che sono entrate in questi ultimi mesi che non sappiamo né chi sono, né dove sono, né cosa fanno. Questo è il grande problema, e la sinistra e Renzi ha una grandissima responsabilità su questo aspetto. Allora, sono 3.000 jihadisti in Europa, cioè europei, giovani per la gran parte, che avrebbero aderito alla causa della Guerra Santa e starebbero, diciamo, collaborando direttamente o indirettamente con le milizie islamiche. Il governatore Luca Zaia, riguardo ai profughi, ha detto insomma bisogna che questi profughi non arrivino in Veneto, e i prefetti dovrebbero protestare contro le decisioni dell'esecutivo in materia di, appunto, profughi e immigrazione. Vediamo il servizio della nostra redazione di Treviso.
Profughi, se i prefetti avranno la forza di ribellarsi a Roma, io e il popolo veneto saremo con loro. A dirlo il governatore Luca Zaia, che ha commentato così gli allarmi sempre più espliciti, dice, sulle gravi difficoltà a rispondere ai flussi di migranti spediti in Veneto dall'operazione Mare Nostrum. Questa, ha aggiunto Zaia, è una sfida che lancio io, ma anche una mano che tendo ai prefetti. Sono 2.000 i profughi in arrivo a livello regionale dalla Marca, dove ieri sono arrivati 31 stranieri e altri 15 erano attesi per oggi. Maria Augusta Marrosu risponde da rappresentante del governo, ma non nasconde di essere profondamente avvilita dalla situazione. Noi rappresentiamo il governo, non possiamo ribellarci al governo. Rappresentiamo le difficoltà che abbiamo, fatto, posso dire, volumi di segnalazioni, ma noi dobbiamo solo eseguire quello che ci viene detto di fare. Il quadro nel Trevigiano è ormai al limite. Questi ultimi arrivi ce l'abbiamo fatta ancora a sistemarli, ma non abbiamo assolutamente delle prospettive positive per il futuro. E quindi dobbiamo veramente sperare che qualche miracolo avvenga, ma al momento siamo veramente senza posti. Nel dormitorio di via Pasubio sono una trentina i migranti, ma dovranno andarsene entro martedì perché la struttura dovrà tornare a disposizione dei senza fissa dimora. Anche le amministrazioni comunali sono disarmate di fronte a questa emergenza. Non voglio fare una guerra tra la prefettura e i sindaci, come ho detto già l'altra volta, capisco i sindaci e le loro problematiche, purtroppo qui dobbiamo cercare tutti di aiutarci e comprenderci, purtroppo noi rappresentiamo le difficoltà della, in questo caso della provincia di Treviso, o come i colleghi rappresentano le difficoltà delle loro province. La situazione è emergenziale e quindi purtroppo abbiamo degli arrivi che non sappiamo più come contenere. Allora, servizio di Lina Paronetto. Renato Borazzo, sentiamo la sua opinione su, partendo da questo. È stato abbastanza chiaro Cameron quando ha detto questa sarà una battaglia che non durerà mesi, anni. Quindi avrei osservato che nessuno dei paesi occidentali ha deciso di scendere per terra su questa vicenda. Oggi con la situazione economica che viviamo nessuno è in grado di giustificare un'operazione per terra, ciò che ci vorrebbe invece. Perché guardate che il pericolo è veramente serio. Questa gente è senza scrupoli, che bisognerebbe analizzare fino in fondo chi li sta finanziando, perché diciamoci francamente c'è qualcuno che finanzia questi gruppi. Pieni di armi fino ai denti, non è che si arriva improvvisamente con le armi, con mezzi di questo tipo a conquistare un territorio vasto dell'Iraq, a mettere sotto scacco, certo, Assad, cioè. Beh, è chiaro che il bombardamento aereo, cioè sì, puoi essere mirato finché vuoi, ma però oggi diciamoci francamente, togliamoci l'ipocrisia, non c'è nessun paese occidentale, Stati Uniti compreso, che sarebbe in grado oggi di giustificare un'operazione di terra per debellare questo pericolo. Sì, infatti l'ha detto Cameron, grande onestà. Aderiremo alle operazioni aeree, ma significa forse andare avanti anche anni su quella. Nel frattempo cosa facciamo? Direttore, io sono molto preoccupato, perché se nella mia città di Venezia, di cui io faccio candidato sindaco, l'unico purtroppo, perché si vede che nessuno ha il coraggio di farlo dopo mesi dalla dipartita politica del sindaco Orsoni, se nella mia città, dove c'è la più grande prefettura del Veneto, un prefetto, 12 viceprefetti, 150 persone al seguito, la questura più importante, non si riesce a debellare l'invasione che vive il centro storico, la terraferma, di personaggi di tutti i tipi, scippi, contro scippi, violenze, direttore, ormai lei lo sa, siamo all'invasione più assoluta, con una violenza, un'aggressione nei pullman, nei vaporetti, ti pisciano addosso in centro a Mestre. Non c'è più ritegno, cose allucinanti avvengono oggi tra la terraferma e il centro storico, abusivismo. No, mi dica direttore, come pensiamo di difenderci? Come questa Italia pensa di difenderci se non riusciamo a fermare quella masnada di rom, di rumeni e di albanesi e di persone senza, perché abbiamo di tutto in città, chiamiamoli barbaria, chiamateli come volete, ma che stanno praticamente, la fanno da padrona. Tu non puoi più uscire a Mestre o in centro storico che vieni scippato. Qualcuno mi deve dire che non c'è qualche deputato qui presente,
come intendiamo difenderci nei siti sensibili di questo paese da questa gente priva di scrupoli. Priva di scrupoli. Che quando si arriva a vedere certe scene, per fortuna che lei direttore non le fa vedere e fa bene non farle vedere, cosa vuole che sia mettere una bomba in un vaporetto o nel tram o nella metropolitana di Milano o a Parigi? Io voglio capire, ma io sono molto preoccupato, come ci difenderemo da questi pazzi, folli, assassini? Io mi auguro, vede direttore, io siamo tutti dal punto di vista religioso aperti a tutto, però se quella parte dell'Islam seria, corretta e sana non interviene per isolare queste persone in quei paesi e fuori, eccetera, non ce la faremo. Potremo sganciare tutte le bombe che vogliamo dal cielo, anche qui sa direttore, i famosi obiettivi, è difficile, era detto con grande maestà Cameron, cominceremo una battaglia aerea ma durerà probabilmente anni, perché come si fa a pensare che con i raid aerei riusciamo a... Io sono molto preoccupato perché oggi far saltare qualcosa a Parigi o a Londra vuol dire, si ricorda direttore con le Torri Gemelle, si bloccò il turismo e nessuna persona, cioè qui veramente rischiamo di far saltare, oggi diciamoci francamente l'unica economia in questo momento resiste ancora nel nostro paese è il turismo e le visite. Abbiamo l'80% delle risorse turistiche, economiche e culturali del pianeta, figuriamoci se ci capita un attentato da questi farabutti, di questa massa di assassini, qui veramente ci mettono in ginocchio. Da una parte abbiamo l'embargo, direttore, l'agricoltura italiana messa a ginocchio, perché alla fine tra i più colpiti in Europa sono i nostri agricoltori, produttori e produttori di agroalimentare, perché poi il grana padano non va più di là, il vino non va più di là, non bastava, se poi qualcuno non controlla, io mi auguro che questi prefetti, vedete, ho visto prima un prefetto sorridere, io non so cosa ci sia a sorridere, io veramente non trovo nulla da sorridere, perché se la mia città è fuori controllo, direttore, tranne quando arriva Napolitano, perché è arrivato Napolitano e hanno ripulito la città in 2 ore, dopodiché è andato via Napolitano e è tornata l'orda barbarica, è ritornata anche qua, vuol dire che se si vuole si può ripulire una città. C'è da spiegarci che io voglio capire come per esempio l'aeroporto di Venezia, terzo aeroporto italiano, viene garantita la sicurezza in una situazione del genere, come per la città più importante tra gli italiani del turismo, quale essere Venezia, viene garantita la sicurezza. Perché direttore, no, con questa gente priva di scrupoli a questo livello, che va a pigliarsi un turista, per carità, ha scelto di visitare l'Algeria e tramite Facebook l'hanno pizzicato, cioè addirittura beccato tramite fino a dove era, perché mandava i messaggi, ci rendiamo conto della gravità direttore. Quindi se nella mia città siamo così, io sono molto seriamente preoccupato. Per me non è sufficiente, lo dico direttore, Cameron chiaramente risponde come Obama, come Renzi, come il premier francese, come che l'intervento è aereo, ma non è sufficiente, diciamocelo, di fronte a queste orde barbariche, non è sufficiente l'intervento via aerea. Allora, da quando a Roma è arrivato Renzi nulla è cambiato, anzi piove sempre, bombe d'acqua e grandine a gogò, mi sa che questo personaggio porta pure sfiga, insomma, qui messaggi da l'una e dall'altra parte, però Renzi contro Renzi, governo ladro, come sempre. Piove governo ladro, dice Boras. Allora, Mirko Castaldoni. Sì, innanzitutto un'osservazione che il fenomeno dell'immigrazione non è nato col governo Renzi, quindi giusto per rispondere all'amico Boratto, sappiamo che nel 2007-2008 c'è stato il clou dell'immigrazione, ricordo anche che Maroni si recò assieme a Berlusconi a Lampedusa, ricordiamo tutti quei giorni purtroppo difficili per il nostro paese e non voglio per questo denigrare l'opera di quel governo come quelli che si sono succeduti, che purtroppo con scarso aiuto dell'Europa hanno fronteggiato un problema che a tuttora si presenta. Il contributo dell'Europa anche economico c'è, è insufficiente oggi, questa non può essere una situazione che può essere protratta a lungo, va trovata una soluzione, la soluzione va trovata lì chiaramente, perché sennò la continuazione di questo attraversamento del Mediterraneo non avrà mai fine.
E dobbiamo quindi fare autocritica come paesi occidentali. Noi tutti abbiamo pressato i governi che si sono succeduti per uscire dall'Iraq, per uscire dall'Afghanistan, per ritirare le nostre truppe. È stato lasciato un vuoto politico, militare, occupato adesso da questo califfato. Ben venga l'intervento. Io non sono tra quelli che aveva detto a suo tempo usciamo dalla guerra, siamo tutti pacifisti. In una situazione in cui non c'è un governo stabile e non c'è un'autorità come quella dell'Iraq, oppure c'è una situazione controversa come la Siria, abbiamo visto che il vuoto politico ha ingenerato la nascita di questo califfato che non è l'Islam, va detto anche questo, l'Islam non professa l'uccisione del cristiano, professa sicuramente una religione utile, una religione pacifica. Oggi questi sono degli assassini, vogliono sicuramente sovvertire un ordine costituito, sono altamente antidemocratici e sicuramente non propongono quella condivisione di diritti sociali che invece l'Occidente deve difendere. Ecco perché si giustifica l'intervento, come è stato detto sarà un intervento lungo perché nessuno vuole andarsi a impegnare per terra, l'hanno detto i paesi occidentali come l'Inghilterra oggi e ben prima gli Stati Uniti. Io spero che l'Italia non faccia sempre lo struzzo, perché l'altro giorno quando il governo Renzi ha detto concediamo le armi ai Peshmerga per cominciare anche attraverso terra senza truppe italiane ma utilizzando le truppe locali, diamo le armi, subito si è aperto un dibattito dicendo ma come il governo italiano dà le armi a questi, in parte siriano, in parte iracheni, senza un dibattito approfondito e lungo alla Camera o al Senato. Allora, delle due l'una, o vogliamo effettivamente combatterli e quindi si dà mano libera e si dice si interviene da subito e tutti siamo d'accordo, oppure vogliamo solo farne una querela politica e questo non ci porta da nessuna parte. Quindi intervento subito e intervento per tornare a portare l'ordine che purtroppo abbiamo lasciato noi 2 anni fa quando abbiamo iniziato a uscire da quei territori. Si sono moltiplicati a milioni come le cavallette e ora vogliono la nostra terra, la nostra acqua, il nostro welfare, contromisure, o è la fine. Allora, Roberto Serra. Possiamo definirlo come il fallimento della primavera araba, possiamo definirlo come una politica estera sbagliata da parte di Obama, vogliamo definirlo sotto questo punto di vista, direttore? Vede, io fino adesso ho ascoltato con piglio quello che hanno detto gli ospiti, però hanno dimenticato una cosa fondamentale, quel popolo lì, quella gente là non era preparata ad un inserimento democratico nel sistema. Purtroppo troppi anni, no, si sono create fazioni, lei sa meglio di me, Saddam Hussein, i Gheddafi, la stessa Libia che è creata da tribù, quindi non è come da noi lo scenario è completamente diverso. L'Arabia è montata, è venuto fuori questo califfato che è grande quanto la Gran Bretagna, quindi diventa una guerra veramente molto molto difficile da dover affrontare. Io rimango dell'idea, non sarebbe rimasto forse meglio quella gente che li governava e che li teneva sotto? Non sarebbe rimasto forse il patto fatto da Maroni, visto e concesso che ci sono stati giornalisti d'assalto ultimamente che ci hanno fatto vedere quello che hanno fatto in Libia? Cioè Maroni, l'Italia pagava Gheddafi affinché tutta la costa venisse in un certo qual modo pattugliata. Quali sono adesso i costi sociali che noi dovremmo affrontare da adesso in poi? Per quale motivo l'Italia non è un perimetro europeo? Per quale motivo noi non possiamo mettere il Mediterraneo come una forma di perimetro europeo? Cioè, non dimentichiamoci che noi abbiamo un problema grossissimo. Allora, in Italia si chiamano migranti, in Austria stanno cercando di mettere le frontiere un'altra volta, tagliando il discorso di Schengen e vengono chiamati clandestini. Se non sbaglio avete avuto tassisti trevigiani che sono arrivati là e sono in carcere o li hanno rilasciati? No, li hanno rilasciati. Comunque sia, quelli sono clandestini che ce l'hanno rimandati in casa. Allora, si parla di che cosa? Stiamo parlando di Europa che deve darci delle risposte a noi. Noi abbiamo fatto 50 miliardi di domande, abbiamo avuto un ministro degli interni che forse ancora non ha capito che tipo di funzioni importanti abbia all'interno di questo Stato. Non do la colpa al governo Renzi, do la colpa a chi oggi dovrebbe essere l'intelligenza e l'intelligence italiana che ci dovrebbe difendere da questo sistema. Abbiamo creato un cavallo di Troia che sono i migranti. Quanti di loro siamo riusciti a identificare? Quanti di loro sappiamo la loro vita, morte e miracoli? E se dovessimo rispedire dall'altra parte, ce li rispediscono da questa parte perché sono senza documenti. Allora è una strada senza uscita, allora bisogna fare una cosa, serrare il cuore, dice basta solidarietà, basta tutto, incominciamo a fare una cosa a livello mondiale dove dice l'Italia diventa razzista, chiudiamo tutte le frontiere, li rimandiamo a casa loro e qui non diventa più un territorio di sbarco. Si stava parlando prima che questa gente che sta arrivando, non sappiamo chi sono, ripeto, non sappiamo chi sono, non sappiamo da dove provengono, se non sbaglio se li ha sentito in questi giorni, proprio ieri, la notizia di ieri, Trani, che... Cos'è successo? 1.200.000.000 di euro di evasione di IVA fatti da centri islamici che hanno sovvenzionato l'ISIS. Di che cosa vogliamo parlare?
questo. Vogliamo parlare di cose concrete. Le cose concrete è che dobbiamo incominciare a difenderci. E difenderci vuol dire per non trovarci poi di fronte all'acqua che ci va a far affogare, come definisco io molte volte. Quindi bisogna essere anche un attimino sensati quando si fanno le scelte. Secondo lei, domanda, in territori come quelli si potrebbero mettere di nuovi soldati a fare la guerra? In un territorio grande come diventerebbe come una terza guerra mondiale? Stiamo attenti, perché realmente qua si rischia veramente una terza guerra mondiale. E in ogni caso i bombardamenti che sono stati decisi finora hanno riguardato pozzi petroliferi, perché questi califfi, diciamo, questi esponenti delle milizie islamiche sono finanziati dagli emiri arabi e poi titolari, diciamo, gestiscono dei pozzi petroliferi con tutte le risorse possibili e immaginabili che questi pozzi petroliferi e il petrolio che producono e il greggio che producono possono garantire. Quindi è su questi pozzi petroliferi che si è concentrato il fuoco degli aerei. Dottor Bacialli, americani. Un'ultima cosa, ce li abbiamo anche i militari dell'ISIS, hanno scoperto anche moltissimi kosovari, non dimentichiamoci che ce l'abbiamo a 300-400 km in linea d'aria, quindi dobbiamo stare molto molto attenti, perché guardi che è un tema delicatissimo questo, non è solamente uno scontro di religioni. No, è verissimo, è un pericolo che insomma forse non tutti hanno compreso, ma è un pericolo reale. Quando i primi ministri di Francia, lo stesso di Inghilterra, lo stesso presidente francese Hollande, insomma Obama, dicono all'unisono che siamo in una situazione molto pericolosa. Quando si parla di attentati nelle metropolitane di Parigi e New York, però poi sono stati smentiti, ma insomma pare che ci siano degli elementi che abbiano consentito di lanciare questo allarme, insomma c'è da preoccuparsi. Allora vediamo un servizio, abbiamo parlato anche di sicurezza, ne parlava prima Renato Boraso per quanto riguarda Venezia. Un altro problema, sicurezza, un'emergenza anche a Padova, è sempre stata una città molto calda da questo punto di vista. Vediamo cosa dice l'assessore alla sicurezza Maurizio Sai. Tutta la cella, cominciando all'Ansa Borgomagno e a scendere qui adesso in via Mata, che ci sono state fatte delle segnalazioni. Pattuglia della polizia locale sull'Ansa Borgomagno e in via Malta per controllare i mezzi irregolari, mentre la squadra cinofili a piedi perlustra l'area verde di Vicolo Aspetti ai piedi del Cavalcavia. I controlli della polizia locale questo pomeriggio all'Arcella, dove è arrivato anche l'assessore Maurizio Saia. E qui adesso sono stati fermati due con un mezzo completamente fuori regola e quindi viene sequestrato il mezzo e le multe sono pesanti. Per lui, sopralluogo in una parte dell'Arcella a ridosso della stazione, dove c'erano state numerose segnalazioni di residenti disturbati dai condini via Vaia notte fonda nei locali etnici. A parte il controllo del territorio, stiamo verificando anche i negozi etnici sulle quali abbiamo segnalazioni di disturbo, soprattutto in ore notturne, quindi facciamo un monitoraggio di questi per capire quali eventualmente vanno ridotti negli orari. Saia, insieme ai tecnici del comune, ha fatto poi delle valutazioni, forse in vista del posizionamento di nuove telecamere. Poi si è spostato a piedi verso il Cavalcavia Borgomagno, dove i cinofili stavano controllando la presenza di droga. Intanto oggi il sindaco Massimo Bitonci ha incontrato il corpo di polizia locale. Il sindaco ha annunciato che entro la fine dell'anno avremo il comandante nuovo. È stata composta la commissione che deve valutare i cinque, che poi dai quali il sindaco e l'amministrazione sceglieranno il comandante. Allora, servizio di Valentina Visentin. Gianluca Pietrosante, esponente dirigente di Forza Nuova, provincia di Vicenza. Com'è la situazione lì per quanto riguarda la sicurezza? Ma c'è stato un caso pochi giorni fa a Vicenza, dove in Campo Marzio, che ormai le famiglie da diverso tempo, se non addirittura da anni, hanno paura di passeggiare la sera e portare i loro figli con le famiglie al seguito per girare appunto a Campo Marzio, perché ormai è sotto il totale controllo di tutti questi immigrati, perché alla fine c'è poco da dire, da fare, sono loro che hanno questo controllo, hanno il controllo per quanto riguarda lo spazio, la delinquenza. Pochi giorni fa addirittura ci sono presi
appiccionate, proprio neanche in tarda serata ma nelle prime ore serali, e addirittura all'arrivo della polizia hanno preso una signora per farsi da scudo, per addirittura per ripararsi, per non essere presi. Tutto questo è aberrante, ma ancora più aberrante è l'ipocrisia di certi esponenti e di certi partiti politici che ancora sono pro immigrati e pro immigrazione. Questo è un dato sconcertante, cioè a me personalmente, anche come partito, noi non siamo mai andati contro questi tra virgolette poveri cristi, perché comunque sia loro vengono in Italia, c'è una parte di persone che viene sì in Italia magari in cerca di fortuna, ma parliamoci chiaro, la stragrande maggioranza di queste persone alla fine dopo poco vengono arrestati, scappano via dall'Italia. Sempre appunto in provincia di Vicenza, due giorni fa leggevo sul giornale di Vicenza che dei profughi hanno tentato di scappare dal centro d'accoglienza. Questo appunto è un dato molto allarmante, ma appunto, come dicevo prima, più allarmante ancora è che non abbiamo le istituzioni e i partiti politici presenti in Parlamento non hanno il coraggio e il dovere morale di dire basta immigrazione. Bisogna purtroppo chiudere le frontiere, perché ormai Forza Nuova lo dice da quando è nata, da lontano 97 aveva già previsto questo caos. E, tra l'altro, prima lui citava, il signore qui citava, che la più grande invasione l'abbiamo avuta appunto nel 2007-2008 col governo Bossi-Berlusconi. Questo è un dato di fatto, infatti adesso a noi di Forza Nuova ci fa ridere il fatto che adesso la Lega ci fa paladina dell'immigrazione, quando appunto abbiamo avuto la più grande invasione della storia, appunto quando Lega e PDL erano al governo. E questo appunto è un dato sconcertante anche questo, e lo dimostra anche il fatto che noi abbiamo fatto per assurdo più campagne contro la Lega Nord che contro i partiti appunto schierati a sinistra. Quello più sconcertante è che con l'operazione Mare Nostrum, che appunto è iniziata a ottobre dell'anno scorso, che sono stati spesi fino al mese scorso 600 milioni d'euro. Abbiamo i nostri militari, le nostre forze dell'ordine che vanno a Lampedusa, che non solo vengono a volte picchiati, malmenati, oltraggiati, ma vengono a contatto anche con gente che gli passa malattie che erano scomparse fino a qualche decennio fa in Italia, questo è il caso dell'Ebola. E il ministro Alfano ancora non si decide a chiudere le frontiere, e fa ridere anche che il ministro Alfano parli tanto di sicurezza, di adottare misure straordinarie contro il fenomeno ISIS, e appunto non si sa la gente che entra, appunto, che sbarca nel nostro territorio. Questo è un dato sconcertante, che appunto noi diciamo da sempre che bisogna bloccare le frontiere. Le frontiere, ci torniamo ovviamente dopo. L'illusoria democrazia adottata dall'americana dittatura ha portato a ciò, rendetevene conto, e tanti sms stasera anche su questioni internazionali. Molto spesso ci sono interventi anche molto pertinenti, molto precisi. Allora, Geri Borato, rispetto a sentire Forza Nuova che dice la Lega è responsabile dell'invasione. Credo che noi, quando facevamo manifestazioni per l'immigrazione clandestina, probabilmente non era ancora nato l'amico, era ancora in fasce. La Lega è sempre stata contro l'immigrazione clandestina, che vuol dire tutte quelle persone che vengono qua, che non hanno nessun titolo per venire, vengono in maniera illecita, e vengono non per far crescere la nostra società, come fanno tanti immigrati, perché non dobbiamo dimenticarci che ci sono immigrati che sono integrati, hanno contribuito allo sviluppo della nostra società, non sono pochi, e abbiamo un'altra buona fetta che viene qua per delinquere, sapendo che le leggi dello Stato funzionano poco e male, tranquillamente fanno furti tanto, vengono presi una volta, vengono rimessi in libertà dopo tre minuti. Ma che la Lega Nord non abbia fatto manifestazioni contro l'immigrazione clandestina e non si sia sempre battuta, cioè mi viene da ridere. Guarda che Maroni è stato l'unico ministro dell'interno che è andato a fare l'accordo con Gheddafi, perché ha capito che l'unico sistema per bloccare l'immigrazione era tenerli in Africa, sul suolo, per due motivi. Primo, si evitava di fare morti e si evitava a persone strazi e a pagare tutta quella cerchia di sfruttatori, perché non dobbiamo dimenticarci che la buona parte sono italiani, sapete, quelli che li portano qua non sono solo africani. Secondo, costavano molto meno, perché l'operazione fatta e la gestione dell'immigrazione a casa loro costa circa un quinto, quindi c'era efficacia ed efficienza. Dopo non si capisce perché, anzi lo sappiamo tutti, questa operazione è stata smantellata, è stata distrutta, e adesso gli effetti li vediamo.
Ma guardate che stiamo vedendo l'1% degli effetti. Dobbiamo ancora vedere questi centinaia di migliaia di persone che sono arrivate e non sappiamo neanche quanto ne arriveranno. 4 milioni che parliamo di ufficiali, dopo di ufficiosi, sarebbe interessante capire qual è il dato. Ce li abbiamo qua, ma quando sono qua, oltre a prendere i soldi, e qua bisognerebbe aprire una parentesi su chi gestisce sti 40 euro, perché non arrivano mica nelle tasche degli immigrati, tutti i 40, sapete. Qua c'è una pletora di associazioni e robe varie che li gestisce, che sarebbe interessante capire chi sono, e lo sappiamo tutti chi sono. Io a capire dopo l'impatto che hanno sulle strutture nostre sanitarie, sull'assetto sociale. Guardate che avete visto tutti immagini, ci sono persone che arrivano con l'iPad, con il telefonino, appena arrivano fanno la telefonata. Cioè, è questa l'immigrazione che vogliamo? No. E perché non vanno in Spagna? Perché non vanno in Grecia? Perché non si fermano a Malta? Semplicemente perché là li respingono e invece in Italia li prendiamo. Vorrei ricordarvi a tutti che c'è stata una querela non molto tempo fa, che volevano, vi ricordate gli Ius Sanguinis, gli Ius Soli, c'erano le navi di partorienti pronte a partire dall'Africa perché sfornavano i bambini qua e diventavano direttamente cittadini italiani. Cioè, qua c'è una filosofia dietro questa immigrazione che il governo attuale sta portando avanti, ha demolito tutto quello che era stato fatto prima, bello, brutto, funzionato, non voglio neanche discutere, sicuramente aveva dato un risultato, e non avevamo certo questi numeri. Però, vi ripeto, guardate che la situazione oggi è completamente fuori controllo, ma non per quello che dice Borraso a Venezia, che io purtroppo che ci vado qualche giorno posso solo che confermare. Il ponte degli Scalzi non si riesce neanche a passare qualche volta, da quanta gente c'è là. Davanti alla ferrovia. Davanti alla ferrovia, con gli agenti che girano da una parte, la polizia all'interno della stazione ferroviaria, e gli altri che girano dalle altre parti. Quindi posso solo che confermare. Ma basta andare da qualsiasi altro paese che ha un minimo di dimensione. Io non voglio neanche citare, ma li conoscete tutti. Questo vuol dire che questa guerra l'abbiamo già quasi persa. Questa è la verità. L'abbiamo quasi persa. E io non so chi sia in grado di raddrizzare questa situazione. Perché guardate che carabinieri, polizia e tutti i corpi armati non sanno più cosa fare. Io, insomma, conosco molti carabinieri perché per lavoro, per attività e per resto. Dico, sindaco, li portiamo là, tornano a casa prima di noi. Questa è la verità. Noi abbiamo un apparato che è troppo garantista. E dopo cosa vediamo? Cella troppo stretta, prendono anche l'indennizzo, perché la cella è troppo piccola. Dovrebbero andare ai lavori forzati. Nel Sulcis Iglesiente, in Sardegna, abbiamo tutta una serie di miniere di carbone che sono state chiuse. Li mettono là dentro, scavano il carbone, così riparano al danno sociale che hanno fatto, mangiano e stanno tranquilli. No, 3 metri per 3. Chi ha fatto un reato deve pagare la società per il danno che ha fatto. E questo principio purtroppo da noi non c'è. Non c'è da anni. Il buonismo e l'applicazione della normativa in una determinata direzione ha causato tutto quello che vediamo. E guardate che io sono preoccupato come Borraso, perché non vedo all'orizzonte un segnale che possa modificare questa tendenza. Non c'è. E l'operazione Mare Nostrum ha dato il colpo di grazia. Noi abbiamo persone che non sappiamo neanche che identità hanno, non sappiamo da dove vengono, che storia hanno, ma stiamo scherzando. È questo il sistema di gestire l'immigrazione. Vanno aiutati a casa loro, vanno assistiti a casa loro. E dopo, ultima parentesi, direttore, parlavamo di Gheddafi, ci ricordiamo la storia di Gheddafi? È partito dalla Francia a destituire Gheddafi. Perché? Perché voleva colpire i nostri interessi in Libia. Sarkozy. È stata una lotta economica. L'America, l'operazione che sta facendo contro Putin, la fa perché vuole andare contro l'Europa, che ci sia Germania e Inghilterra che sono d'accordo. Perché i danneggiati siamo stati noi. Torniamo indietro, guerra dell'ex Jugoslavia. Chi ha danneggiato? L'Europa. Dobbiamo svegliarci che questa Europa ci sta uccidendo. Perché ha un metro di misura con tutta una serie di stati, e con un'altra serie di stati ha tutto un altro sistema di misura. Siamo stufi. O l'Europa è Europa per tutti, oppure è meglio che ce ne andiamo. Così come oggi è meglio che ce ne andiamo. Io vorrei fare un'ultima. Un attimo, soltanto vedo tanta preoccupazione dei sindaci in questo momento per gli immigrati che arrivano, nessuno per protesta ha lasciato la fascia, perché la risposta è nel futuro politico. Tanti sms anche sulle dimissioni di
del sindaco De Magistris per una condanna, sindaco di Napoli, per una condanna in primo grado, e De Magistris, ex magistrato, ha detto, insomma, ha sparato a lui non è come Orsoni contro i giudici. Come? Non è come Orsoni. No, tira fuori adesso 50 documenti. Intanto si parla, in Italia si sta parlando, Roger Bonelli, segretario, si sta parlando. Segretario e parlamentare, dimenticavo prima, del Partito Democratico, si sta parlando del doppio cognome e molto adesso del matrimonio di Cluny e della futura sposa, una splendida donna, un avvocato libanese, ma voglio dire, però si parla davvero poco rispetto a quanto dice Cameron, rispetto a quanto dice Hollande del rischio terrorismo, no? Nel nostro paese in generale, secondo lei, ai vertici dello Stato intendo, no? Ai vertici dello Stato, del governo, il problema è ben presente. No, ma io dico, la trasmissione di oggi conferma, insomma, il classico modello italiano del gioco delle parti, no? Perché io ero sindaco nel mio comune quando c'è stata, no, la gestione del governo Maroni, e ho ospitato una serie di profughi nel mio comune da sindaco, cioè non era molto diversa, no? E le entità numeriche, sono i dati statistici che lo dicono, sono le stesse. Allora, se noi continuiamo a rimpallarci come se da una parte ha ragione da un punto di vista, no, culturale, il problema vero è che se o noi affrontiamo seriamente il problema, al di là del giochetto delle parti, perché adesso alla Lega viene facile, è l'opposizione al governo, quindi si spara, ma quando era lei a gestire la faccenda è stato esattamente il ministro degli interni Maroni che ha studiato il sistema di portare una diffusione nel territorio degli immigrati, e darli ai comuni. Ma ha cercato di gestirli? No, numericamente, adesso se vogliamo fare un discorso numerico, chiamiamo l'Istat, chiamiamo quelli che hanno, numericamente l'invasione era identica se non peggiore. Allora, siccome a me non interessa però il gioco delle parti, perché io credo che noi siamo classe dirigente e abbiamo il compito di porre la risoluzione dei problemi, la verità è che questo tema qui, nel passato, e qui il governo Renzi a guida del semestre europeo l'ha detto fin dalla prima riunione del nuovo Parlamento europeo, il problema è, intanto il primo punto è che dobbiamo distinguere il terrorismo, e io lo distingo in maniera netta, il terrorismo che tutti condanniamo dall'immigrazione clandestina e dall'immigrazione in senso generale, dobbiamo distinguere i due piani, perché sennò facciamo troppa confusione, perché una cosa è la cultura, perché io ricordo un altro dato importante, che dal punto di vista culturale è un segno ancora più negativo e che rischia di creare dei meccanismi perversi in Europa. Un pezzo di quegli estremisti sono di origine europea, sono europei, un pezzo. Allora qui dobbiamo mettere in campo da una parte una ferma condanna e anche l'intervento militare, l'abbiamo detto tutti, e credo che il seconda governo italiano potrà seconda generazione degli immigrati, ci sono gente, italiani che si sono convertiti, però il tema vero è come riportiamo una forma di democrazia, e ci abbiamo provato negli anni scorsi anche con gli interventi di terra, in paesi che oggi sono completamente fuori controllo e che vengono presi in mano, e questo è il problema del terrorismo. Dall'altra parte è la gestione dei fenomeni che saranno in aumento nel futuro, perché come sappiamo l'Africa sta aumentando di popolazione e l'Europa cala, questi sono dati demografici, e quindi gli spostamenti, i grandi spostamenti migratori non si fermeranno mai, e se questa è un'illusione di una parte del Parlamento, credo che gli italiani non possono stare, non si fermeranno mai alzando le barricate, ma con piani seri per riportare un minimo di garanzie nei territori di provenienza. E questo è un progetto che deve stare in capo all'Europa però, e non al singolo paese, perché poi il problema dell'immigrazione in Italia, come sappiamo, è un tema europeo, anche perché la presenza in Italia è alla stragrande maggioranza una presenza di passaggio, anche questo è un altro dato che do, nel senso che in Italia passano e si trasferiscono in Italia, dove la percentuale di immigrati è più alta che in Italia, perché è una migrazione tutta storica. Allora io dico, o noi, ripeto, ci fermiamo un attimo per il gioco delle parti e riconosciamo tutti che questo è un fenomeno complicatissimo e che dobbiamo affrontarlo in una logica europea, anche rispetto
rispetto soprattutto alla posizione strategica che ha l'Italia in mezzo al Mediterraneo dal punto di vista geografico, oppure noi corriamo il rischio di isolarci rispetto all'Europa, che secondo me è un rischio che ci farà vedere ancora più scoperti da un punto di vista dell'attacco alle frontiere. Allora, Io mi permetto di dire che il primo Presidente del Consiglio che ha posto in maniera seria e concreta sul tavolo europeo il problema dell'immigrazione in Italia è stato Renzi. Mi permetto di dire che nel passato non ho mai visto una grandissima pressione politica rispetto all'Europa. Perché l'Austria ti rimanda indietro? Perché l'Austria ti rimanda indietro? Due settimane fa 40 migranti qui sono stati chiamati clandestini in Austria. Domanda: l'Austria fa parte dell'Europa o un'entità a parte? In Germania i clandestini che sono passati in Italia, che si chiamavano migranti, sono arrivati là e ce li hanno rispediti indietro. Come li vogliamo chiamare? Immigrati normali? Ma di che stiamo parlando? Questa è fantascienza. Riposizioniamo anche il tema normativo. Qualcuno ha detto qui che abbiamo smantellato. Dal punto di vista normativo le norme non sono state smantellate per nulla. Se fosse stato il ministro degli interni, avrebbe la cortina di ferro, non sarebbe passato più nessuno. La procedura del ministero degli interni che abbiamo applicato è a costo che avrebbe stato chiamato anche razzista. Se vogliamo fare informazione, la procedura del ministero degli interni che applichiamo oggi in Italia è identica a quella che applicavamo. Sì, ma dovrete, cinque anni fa con il ministro degli interni senza accordi, attenzione, senza accordi in Africa, è la stessa procedura. Quindi non è che noi regolarizziamo i clandestini. Sono aumentati 100 volte, dai, se vi accontentate di buttare la palla sempre dall'altra parte del campo, io credo che non facciamo un servizio ai cittadini italiani, perché i problemi vanno risolti. Faccio un servizio, quest'anno a Sadal in Sardegna, a casa mia, a Sadal in Sardegna, sono arrivati dei migranti, va bene? Lo sa che sono riusciti a prendere, forse le notizie, lei la sa la notizia di Sadal, il dottor Baccialli? Bene, hanno preso in ostaggio carabinieri, hanno preso in ostaggio un sindaco, hanno preso in ostaggio, perché volevano ritornare a Napoli, perché da Napoli li avevano mandati a Sadal in Sardegna, non era di loro gradimento il posto, hanno dovuto riprenderli perché veramente stava venendo fuori una sommossa, 40 di loro che non si riusciva ad avvicinare, li hanno dovuti riportare a Napoli. Lei sai queste robe? No, sì. Domanda: sei un profugo o sei una persona che è venuto qui a rompermi le palle? Se sei una persona che è venuto qui a rompermi le palle, te ne ritorni a casa tua. Ma la procedura è esattamente questa. Ma stiamo scherzando. La procedura stiamo scherzando. Basta vedere a Lampedusa, per esempio. La procedura, però, ragazzi. Basta berbenismo e basta buonismo. Basta berbenismo e basta buonismo. Ma io vi domando qua cosa gli facciamo fare? Siamo in piena crisi economica, non riusciamo a risolvere i problemi dei nostri vecchi, va bene? Delle persone disoccupate, della gente che si è ammazzata e ci dobbiamo preoccupare di questa gente qua, ripeto, cortina di ferro e non falsa informazione. Perfetto. Ma scherziamo? Io chiedo, visto che siete molto informati, la normativa sull'immigrazione è cambiata negli ultimi tre anni rispetto a come ci comportiamo ma gli immigrati d'ingresso? Accordi, no, io chiedo, la domanda risponde, non è cambiata. Ma sono la procedura è identica. Allora, o iniziamo a fare un passo in avanti nella discussione, perché poi, dico solo come tema di discussione, possiamo aprire e montare c'era Gheddafi prima, è un problema di tutto il Nord Africa, esatto. La risolviamo alzando i muri, come fa l'Austria, come fa la Germania, uguali alla stessa maniera, uguali la Francia e la Spagna, ma e anche le persone, i migranti clandestini in Francia, in Germania, in si prendono più alte o più basse? Domanda. Un decimo, ma sono più alte. Ma io sono stato in Spagna, hanno un decimo del nostro problema e hanno coste tanto come noi, hanno le coste e hanno lo stretto di Gibilterra che passano a nuoto. Vorrei dire una cosa velocissima, il discorso qua si vede anche l'ipocrisia made USA e made Europa, perché si va a bombardare democraticamente certi stati del Medio Oriente come la Libia, come appunto la Siria, e si sponsorizza e si finanzia sotto banco i ribelli che devono sovvertire il governo di Assad, dove vigeva la libertà religiosa, così come in Libia, ma appunto siccome la politica americana, la sappiamo, è quella di destabilizzare appunto e creare il caos più totale,
E dopo ci lamentiamo, sentiamo Cameron come oggi, ci lamentiamo che bisogna, adesso bisogna sconfiggere questo fenomeno ISIS. Però, ma scusate, ma che senso ha bombardare prima democraticamente? Adesso hanno fatto il califfato, appunto, hanno fatto il califfato in Medio Oriente, dove appunto minacciano ogni giorno di invadere Roma, che tra l'altro l'invasione di Roma da parte dei musulmani è un sogno che si portano da quando è nato l'Islam, cioè che non è mai tramontato, parliamoci chiaro, cioè abbiamo avuto l'Europa di Lepanto, cioè l'insegna appunto fermare l'Islam appunto ciclicamente bisogna farlo, cioè appunto adesso ovviamente non, ovvio, adesso non fraintendetemi, non bisogna tornare al tempo delle crociate, non voglio fare discorsi da pazzi, ci sono vari modi per fermare l'Islam in questo momento, uno di questi non è quello appunto di finanziare questi pazzi fanatici, ma tanto meno di bombardare dopo democraticamente quando il problema l'hanno creato appunto le democrazie, le cosiddette democrazie occidentali sotto la scusa della finta democrazia e tante altre cose, ecco. E poi Putin l'ha detto nel congresso del G8 l'anno scorso a Londra, Putin ha zittito Cameron dicendo ma è inutile che appunto voi parlate tanto di democrazia e di diritti umani quando appunto sponsorizzate e finanziate, date armi a gente che non si fa scrupoli a sgozzare cristiani, cioè. Allora, gli Stati Uniti e la Francia hanno voluto eliminare Gheddafi e ora noi ne paghiamo le conseguenze, dovrebbero risarcirci. Renato Borasio. Chiarissimo, volevo dire a Demenech, cioè è evidente che alcune leggi non sono cambiate, hai perfettamente ragione, ma il fenomeno che è cambiato, Demenech, il fenomeno è cambiato in maniera radicale, la gente ti chiede, che la gente vuole sapere chi entra in questo paese. Io mi domando, direttore, abbiamo centinaia di persone dai servizi segreti, d'accordo, cosa hanno capaci solo di prendere la tangente di 2 milioni di euro dall'ingegner Baita per finanziare il giornalino il che punto. Non è il famoso punto, perché punto. Vogliamo dirci che c'era questo fenomeno dentro i servizi segreti che hanno lasciato la procura di Venezia 14 ore fuori dalla porta a Padova, direttore. Allora vi domando, io, la gente, al di là che abbiamo capito che l'Europa ci ha abbandonato, su questa partita è pacifico, Demenech, che siamo in stato di abbandono. Ci ha mollato. È evidente che entrano, perché qualcuno ha messo le sbarre in Spagna, in la Francia, di qua, e entrano per il nostro paese. Il ventremolo. Ma la cosa è più evidente, è evidente che l'Europa ci ha abbandonato, ma io voglio sapere, in una situazione del genere, che viviamo di in pieno terrorismo islamico, di folle, chi entra in questo paese, visto e considerato che ci hanno detto che non vogliono neanche restare nel nostro paese. No. Ma se non vogliono restare nel nostro paese, ogni tanto ne scappa uno, due, tre, io voglio sapere in queste condizioni in cui viviamo, dove la gente ti chiede, nella mia città, sicurezza e lavoro in questo momento. Ma la cosa più scandalosa... Se io non garantisco, e ogni sindaco non garantisce sicurezza ai propri concittadini, e poi c'è l'aspetto economico che vive il nostro paese che è devastante che tocca le famiglie, perché vedi, direttore, qui stiamo parlando dell'ISIS e cominciamo a dimenticarci che in questo paese abbiamo 16 miliardi di euro erogati in pensioni d'oro e prebende d'oro, e qua non c'è un governo che negli ultimi 3 anni, sebbene il PD sia il governo, avevo tanta aspettativa della sinistra al governo, lo dico, io sono uno di quelli, sai, direttore, che credeva e crede ancora nella formula Merkel prima istanza, no? Per rimettere ordine alla Germania hanno fatto il governo delle larghe intese. Con la differenza che in Germania ha funzionato e nel mio paese tre anni Monti, Letta, non ricordo più come Letta. Il nipote di Letta, adesso c'è Renzi, uno dei pochi che credeva a Renzi, ho preso le botte, sai, dal PD, io ho preso le botte, direttore, io ho preso le botte dai circoli di Venezia del PD, perché stavo andando a votare a Renzi, ho preso le botte, ma ha buttato fuori, dopodiché quello che mi ha buttato fuori a botte l'ho trovato a cappeggiare la corrente Renzi, cose allucinanti in 6 mesi, capisci? L'ipocrisia politica in cui vive questo paese. Io non ero mica di sinistra, ero di centrodestra che volevo votare, mi hanno preso a botte, mia moglie è passata, me l'hanno buttato fuori con la forza, non ho capito perché, non mi hanno mai dato una spiegazione, ma non importa, questo è il paese, capisci? Il PD che ha sputato addosso a Renzi 6 mesi prima, 6 mesi dopo è diventato, e quelli che gli sputavano addosso sono diventati capi popolo delle correnti Renzi, questo è il paese. Ma siccome il mio paese deve dare risposte alla situazione economica in cui viviamo, cosa rispondiamo? Io voglio capire sulla sicurezza e sull'economia, perché ti ripeto, e ripeterò sempre quando vengo qua, eroghiamo ancora 16 miliardi di euro in pensioni d'oro, cioè quelle pensioni superiori ai 5.000 euro, più i famosi cumuli, no?
qualche senatore a vita, deputato che piglia 17.000 netti. Legge Mosca, legge Mosca. Parliamo, però ho ascoltato il direttore con grande capacità, ha detto in questo paese, due mesi fa, i diritti acquisiti devono finire. Porca miseria, direttore, abbiamo manager in Rai che il più povero piglia 300.000 euro. Perché non se ne vanno, lo dico da Menecchio, io credo in Rizzi, perché non riesce a fare ordine in questa Rai che costa come quattro volte la BBC? Costa quattro volte la BBC, penso che la BBC sia un po' meglio della Rai, e non riusciamo a tagliare sto sperpero vergognoso. Qualcuno voglia prendersi i milioni? Perché non va a misurarsi in Mediaset? Non viene a Rete Veneta a pigliarsi i milioni? Ma non si può, capisci? Gli esempi devono partire dall'alto. Io non posso pensare che la gente ce l'ha a morte con la classe politica che conta, quindi consiglieri regionali e deputati, e poi c'è una pletora di sottobosco di dirigenti e direttori ministeriali a 250.000, 300.000, 400.000, 500.000 e nessuno della classe politica, su cui io ho speranza ancora, io non so quanto durerà la mia speranza, direttore Renzi, non si riesca a mettere un limite. Perché vedi, direttore, lo dico per Demenec, che è un ruolo importante dal punto di vista politico, non possiamo fotografare un paese in cui abbiamo una grande, lo dico alla Veneta, una grande caliera, scusami se non è, una grande caliera di rame piena di fusi, e l'acqua che buttiamo dentro va sempre dentro e fuori sempre. Io pago sempre più tasse, Demenec, se io alla partita IVA come tanti italiani, e butto sempre più tasse in continuazione, d'accordo? Evaso, perché non riusciamo a saldare qualche buco sotto, tappare questa caliera di rame piena di buchi e buttiamo dentro e fuori, e dentro e fuori. Vogliamo fare delle scelte? Io non riesco a capire cosa ci impedisce in questo momento di indebitamento pubblico che ci porta il Paese a rischio commissariamento, che quando arriveremo a 140 punti ci può essere Renzi, Berlusconi, e anche Papa Francesco, i tre della Troica ci arrivano. E domando, di fronte a un indebitamento del genere, ma perché non mettiamo un limite ai mega dirigenti pubblici, che non sono mille, sono migliaia? Perché non riusciamo a cominciare a mettere un limite a queste questioni, tale per cui diamo un po' di esempio a chi veramente con 500 euro dovrebbe fare i miracoli? Abbiamo le famiglie che con 500 euro di pensione dovrebbe fare i miracoli, ma quali miracoli vogliamo da questo paese? Sì, questo è proprio il tuo comune, sono infatti partiti per andare a combattere in Siria. Il passato del mio comune era un macedone, tra l'altro non preveniva né dalla Libia né dalla Siria, no, questo fa capire il problema culturale enorme che c'è dietro questa Jugoslavia, che l'ha fatta saltare per aria, okay. Sempre gli americani. Bene, okay. possiamo adesso fare la lista delle colpe dell'America, ma non ci risolve il problema di oggi. No, no. Punto 1, sull'aspetto legalità rispetto al reato di clandestinità e rispetto al fatto che i clandestini, se sono tali, vanno rispediti. Guarda che il PD non ha mica nessun tentennamento, vorrei ripiazzare, perché sennò qui passano dei messaggi che sono un po' distorti. Cioè, sull'aspetto legalità, quando una persona è in maniera illegittima nel nostro paese, la procedura prevede il rimpatrio esattamente come lo è la stessa procedura che c'era quando c'era il ministro Maroni. Vorrei precisare, il riconoscimento dello stato di rifugiato politico è la stessa che ha redatto il governo guidato da Berlusconi e con Maroni. Perché se non iniziamo a fare un'operazione di verità, sembrerebbe che negli ultimi tre mesi di governo Renzi adesso è cambiato tutto, le frontiere sono più aperte di prima, ma a me il mio problema di oggi non è difendere l'operato del governo Renzi, è però non raccontare balle ai cittadini che ci guardano, perché altrimenti sembrerebbe che tutto scoppi negli ultimi tre mesi perché è arrivato Renzi. Siamo un po' fuori. Per rispondere a una cosa, uno dei provvedimenti immediati del governo Renzi è il tetto dei manager pubblici, no? Magari qualcuno lo preferiva più basso o più alto, ma il tetto ai manager pubblici, compreso i funzionari della Camera, l'abbiamo messo noi due mesi e mezzo fa. Allora iniziamo a tirare le fila rispetto alle riforme che stiamo facendo in Italia, anche per ridistribuire redditi e diritti, e quindi si potrebbe aprire la parentesi dell'articolo 18, redditi e diritti, vogliamo ridistribuirli in modo che non sia così. Però l'importante è dire che qui non ci sono partiti che favoriscono l'illegalità. Il PD, quando uno è clandestino, è illegale e vive e lavora nel crimine, ha lo stesso atteggiamento che ha sempre avuto rispetto al rispetto delle regole per tutti. E su questo non abbiamo tentennamenti. Altra cosa però,
è dirci chiaramente che dobbiamo gestire un fenomeno che sarà sempre in aumento, che è quello degli grandi spostamenti delle popolazioni, che ci sarà, perché se qualcuno qui mi dice che prima o poi finiranno, vuol dire che non ha letto i trend demografici del mondo, perché se, altrimenti veramente corriamo il rischio di non capire qual è il problema. Dico questo perché Sicili, sì, dobbiamo intervenire, ma che noi siamo d'accordo, al centro del discorso fatto nella Commissione Europea c'è esattamente questo, c'è l'intervento euro, la banda della tribù Gheddafi, capisci? La gente oggi, eppure era meglio, ti dice, era meglio la tribù Gheddafi, perché dicono le tribù in Libia, era meglio la tribù Gheddafi che li teneva tutti sotto controllo, anche se andava lo stesso. Amaramente lo dico, grande, ma la dittatura che da oggi la gente ha il rammarico, era meglio quando c'era, capisci la gente cosa ti dice? Anche se il fenomeno di immigrazione c'era anche con Gheddafi, ma lo possiamo dire o no? Lo possiamo dire o no? E anche perché l'immigrazione per contropartita economica, aspetta, Gheddafi giocava, ci mandava i fatti per le contropartite, lui bilanciava, quando non otteneva qualcosa te li scaricava, e automaticamente, ripeto, è inutile che qua vogliamo rispondere sotto la sua, eravamo uno stagio, c'era uno stagio, c'era un problema grosso. Scusate, che ci sia stata la mano dell'America a sostenere dei popoli che si sono rivoltati, non uno, tutta la fascia del Mediterraneo, questo è un processo che è stato aiutato. È anche vero però che questi popoli non accettavano più di essere sottoposti a dei dittatori, dunque questo processo oggi va gestito, andrebbe portata lì una forma di controllo. Oggi non è possibile perché non ci sono dei governi, ci sono a malapena in Egitto dopo tre tentativi sono riusciti a dotarsi oggi di un governo non ancora stabile. Sappiamo quali sono stati gli interessi dell'America in Egitto: finché non si stabilizza la situazione non c'è un interlocutore con il quale andare a parlare e trovare degli accordi. Poi scusatemi, una digressione, io ricordo, ma forse sono corto di memoria, che il primo sciopero Rai mai avvenuto è avvenuto 2 mesi e mezzo fa, quando il governo Renzi per la prima volta ha detto 300 milioni in meno alla Rai, e c'è stata la sollevazione. 300 milioni in meno alla Rai perché bisogna tagliare costi, bisogna ottimizzare, fare della produzione interna e non più comprare solo i format. Alcune cose vanno fatte, non è possibile pensare che in 100 giorni il governo Renzi, per il quale io nutro delle simpatie, dispiace che qualcuno magari non abbia lo stesso trasporto, sta tentando delle iniziative e delle riforme. Se vogliamo che in 100 giorni qualcuno cambi l'Italia, questo è impossibile. Vero è che molto è quello che viene ventilato e poco ancora quello che viene portato a termine nella sua completezza. Molto è stato iniziato. Io dico, abbiamo aspettato tanti anni, forse 20, senza concludere granché, adesso non aspettiamoci né le cortine di ferro, né trovare una situazione con interlocutori che mancano, né la risoluzione del problema della RAI da oggi a domani. Ci sono dei provvedimenti che sono in corso, io sono moderatamente fiducioso. Quello che invece manca oggi è una risposta alle famiglie, c'è una situazione di difficoltà economica e del lavoro sul quale intervenire. Se demagogicamente ci fermiamo sull'articolo 18 e non andiamo invece a dare una proposta e un futuro ai giovani per trovare un impiego qui da noi, ecco, non facciamo un servizio al paese. Da questo punto di vista andrei su aspetti più fattivi. Io voglio solo chiudere, direttore, il discorso, perché dopo guardate che qua stiamo veramente cortocircuitando tutto. Guardate che rispetto all'immigrazione che c'era una volta e che c'è stata, nessuno nega, e quelle che c'è adesso, ci sono in mezzo due parole che si chiamano mare nostro, che vuol dire 40 euro a testa. Noi quelle risorse le togliamo dal bilancio nazionale e potremmo mettere in mille altre azioni che servirebbero per i nostri cittadini. Quelle di 40 euro al giorno non li prendevano mica prima. Quanti erano? Allora, 40 euro, 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 40
dopoguerra e non ci possiamo permettere di aiutare persone che non siano i nostri cittadini. Punto!
Questo è il problema, perché se c'è abbondanza, se c'è ricchezza, se tutti stanno bene, è chiaro che non si può privare di una parte del surplus. Oggi non hanno neanche surplus per vivere. Questo è il discorso. È cambiata completamente la situazione sociale ed economica del nostro paese. Per questo non ce li possiamo permettere. Non ce li possiamo permettere. Può darsi che al tuo tempo ce li fossimo anche permessi. Al tuo tempo, al tempo di Maroni. Sì, vabbè, va, che stiamo parlando due anni fa. Ti ricordi gli indicatori economici come erano 5 anni fa? Non erano mica così, sai? Quindi confermiamo che nell'affrontare il tema immigrazione il governo Maroni il governo Maroni aveva gli accordi con la Libia e li ha tenuti là perché non c'era nessuno con cui fare accordi. E questo è il problema. Questo è il problema vero. Ultima digressione, l'Iraq, ragazzi. Chi ha messo su Saddam Hussein in Iraq? E Bush. È stata l'America, sapete? Chi è andato a fare la guerra di Saddam Hussein? Sempre l'America. Ma di cosa stiamo parlando? Questi gestiscono il mondo. Il problema di Putin, adesso vedrete quando cominciano ad abbassarsi le temperature e chiudere le valvole del metano, quando andrà a finire. Guardate che fare la guerra a Putin, noi abbiamo solo da perdere. Una delle poche cose che ho riconosciuto a Berlusconi è stato fare l'accordo e aver sempre tenuto un rapporto importante con Putin, perché aveva capito che era l'alter ego per bilanciare gli Stati Uniti d'America. L'aveva capito. Allora scusate, fra un po' dobbiamo andare in pubblicità e poi la seconda parte di Focus, grazie per i moltissimi sms. Vediamo un servizio su quello che è un trauma per molte famiglie, cioè trovarsi la casa svaligiata. Vediamo un servizio che arriva da Padova. No, da Treviso. Depredato nella casa in affitto di tutto la sera del suo 47esimo compleanno, a 2 giorni dal 25esimo anniversario di nozze, ieri sera alle 22 al rientro dalla festa con la moglie e i figli, qui nella sua abitazione di via Monterumici, dietro al tribunale di Treviso, ci racconta tra le lacrime Salvatore. Eh sì, ho avuto un bel regalo, invece di ricevere il regalo l'ho fatto, il ricordo. Oggi, dopo il furto di oltre 7.000 euro tra contanti e gioielli, in casa sembra di stare in un campo di battaglia. Ogni cosa prima gelosamente costruita, studita nei cassetti degli armadi, ora si trova violata a terra. Tre monili rubati, anche la fede di nozze di Salvatore, che ora chiede ai ladri di poterla riavere indietro. Ma la fede, perché è un ricordo unico e si fa una sola volta nella vita, quindi non è che si può andare. È vero, vai da Corefi, mi fai una fede scritta con la data dell'89, però non è bello, ecco, diciamo. Se questi signori avrebbero il cuore di restituirlo, li ringrazio. Doveva essere una grande festa anche per l'arrivo martedì da Malta del nipotino Andrea, venuto alla luce soltanto 15 giorni fa. I ladri, entrati forzando la finestra della cucina, hanno portato via anche i suoi pensierini, ci dice la moglie quieta, mentre con i figli cerca di riassettare casa per riportarla all'aspetto usuale. È crollato il mondo, ci hanno preso tutto e deve essere nipote, compleanno, l'anniversario di matrimonio. Dovevamo fare una bella festa, ma mi sa che è ridotto proprio al lumicino proprio. Era un servizio da Treviso, Anna Maria Parisi. Gasteldon diceva, non è detto che... Diciamo, ho fatto fare il parallelismo tra quanto succede, che è grave naturalmente, e parlare di immigrazione. No, certo, qui non è detto che l'equazione sia... No, non era, diciamo, non c'era nessuna allusione, questo era un servizio a sé stante, non si sa tra l'altro chi siano i responsabili, quindi diciamo che anche nella criminalità ci facciamo riconoscere, tant'è certo. Vero che adesso nel conto del rapporto debito-PIL è entrato anche il fatturato della mafia, per cui diciamo siamo... Su che base? Che veramente non lo so, perché cosa migliora? Chi è la speranza? Siamo creativi. Siamo ridotti proprio alla fine del paese. Andiamo in pubblicità, infatti è migliorato per questo, perché è un fatturato altissimo, 70 miliardi, e quindi siamo adesso, siamo diciamo... Nei margini stabiliti dall'Unione. Va bene, allora andiamo in pubblicità, pochissimi istanti, torniamo, state con noi, grazie.